Del mondo Bellacca nasce da una sinergia, che si concretizza l'11 febbraio del 2006, quando un gruppo di ragazzi decide di inaugurare una stazione, proprio come stiamo facendo oggi, intitolata Del mondo Bellacca. In quell'occasione abbiamo cercato di riunire tante personalità, abbiamo chiamato i familiari di Edmondo Bernacca, Franca Mangianti, che allora era direttrice dell'Osservatorio del Collegio Romano, Massimo Morico, c'era Guido Guidi e altri mediumen famosi. E da lì poi abbiamo deciso di creare proprio questa sinergia tra veri appassionati, quindi persone che amano questa scienza, perché è una scienza, e questi veri professionisti che trattano la patologia in modo reale, non facendo sensazionalismo. E quindi poi il 29 maggio è nata questa associazione. Cerco di andare veloce per non farvi perdere tempo. Allora, questa qui è una schermata dove potete vedere quali sono le maggiori personalità che fanno parte appunto dell'associazione Bernacca. Potete riconoscere numerosi volti, da Guido Guidi, Giancarlo Bonelli, che è qui presente, il vicepresidente, Franca Mangianti, che è presidente dell'associazione Bernacca, abbiamo Filippo Dierri, che fa le previsioni per Gavengheo e che lavora anche con la protezione civile, Stefania Andriola del Centro Epsom Meteo, Massimo Morico, che è qui presente, Paolo Bernacca, che è qui presente, poi riconosciamo anche Daniele Mocio, Daniele Izza del Centro Epsom Meteo e tante altre personalità, Andrea Giuliacci, anche Sergio Pisani, Guido Cante, Luca Lombroso. Quindi sono tante personalità dislocate su tutto il territorio che hanno accettato questa sfida e questo cammino insieme a noi. Allora, la conoscenza del territorio aiuta a prevenire disastri. È proprio in questo ambito che sono importanti le stazioni meteorologiche, perché noi, per conoscere il territorio, lo possiamo conoscere in due modi: guardandolo, quindi studiando l'orografia, l'urbanizzazione, ma anche registrando i dati climatici. E i dati climatici possiamo registrare solamente con delle stazioni meteorologiche, quindi possiamo capire come interagisce l'atmosfera in ogni determinato territorio. Proprio in questo contesto rientra la collaborazione con il settimo gruppo della protezione civile. Quella che vedete è proprio la stazione che sta qui fuori, che poi a fine evento faremo un giro, quindi la potremo vedere meglio. L'importanza di dati climatologici per lo studio e la difesa del territorio. Rilevare sistematicamente i parametri meteorologici ci consente di conoscere il microclima dell'area in cui è posta la stazione meteorologica. Quindi possiamo capire quello che è normale e quello invece che è anomalo. Attraverso la conoscenza del microclima possiamo determinare gli impatti degli eventi meteo, la loro intensità e la loro frequenza. Conoscendo l'impatto, l'intensità e la frequenza, possiamo mettere in atto comportamenti sia essi individuali che di gruppo che limitano i danni durante il verificarsi di ogni singolo evento. Possiamo inoltre eseguire tutti gli interventi programmatici per iscrivere le nostre aree urbane. Ricordiamoci che eventi simili creano criticità diverse in base al luogo dove si verificano. Infatti le allerte meteo tengono conto di queste. Noi abbiamo allerte differenti anche se l'evento meteorologico previsto è uguale, perché attualmente già la protezione civile questo studio l'ha fatto con i dati delle numerose stazioni che sono già presenti sul territorio, perché noi abbiamo quelle dell'aeronautica militare, abbiamo quelle di vari enti istituzionali e abbiamo tantissime stazioni amatoriali. Però è importante che anche la protezione civile abbia nelle proprie sedi una stazione, perché in caso di intervento, questo intervento può essere anticipato. Ed è proprio quello che è successo durante la famosa grandinata che ha fatto il giro del mondo, praticamente, che è successa, che è accaduta proprio in questa zona, ha colpito principalmente il quartiere di Centocelle e di Tor Sapienza. Grazie ai dati in tempo reale che sono stati visionati qui dal settimo gruppo, hanno potuto anticipare l'intervento, e anticipare l'intervento può anche salvaguardare vite umane, quindi è una cosa molto importante. Inoltre, come ho scritto lì, conoscendo il territorio, quindi conoscendo come è fatto il territorio, com'è l'urbanizzazione, e conoscendo l'impatto dei singoli eventi meteorologici che si verificano sul territorio,
possiamo dire qui dobbiamo fare un intervento programmatico, questa strada qui la dobbiamo cambiare in questo modo, dobbiamo incrementare lo smaltimento delle acque, oppure non possiamo costruire, non possiamo edificare fabbricati in questa area. E quindi questo qua è un discorso molto importante che deve racchiudere una sinergia che oggi è tra associazione e protezione civile, ma che deve comunque interessare poi i cittadini e naturalmente anche le istituzioni, perché quello che facciamo noi e che fa la protezione va a beneficio della collettività. Questa per esempio è una mappa, questa l'ho presa, la mappa ovviamente di Medio Lazio, dove ci sono dentro anche delle stazioni della rete Edmondo Bernacca, che vi fa vedere un po' come disloca, che ci sono già presenti molte stazioni, ma naturalmente questa mappa va integrata anche perché queste sono le minime, per esempio dell'11-12, notiamo delle differenze. Se noi abbiamo differenza addirittura di 5 gradi, per esempio Monteverde 4,6 gradi la minima, mentre proprio qui a Tor Sapienza 0 gradi, quindi 5 gradi di differenza. E ci sono differenze ancora maggiori quando si verificano i temporali, perché proprio in occasione del temporale del 21 ottobre, con associata una fortissima, una violenta grandinata, la zona più colpita è stata questa, dove sono caduti circa 70 mm di acqua, quindi 70 litri di acqua per ogni metro quadrato, e in alcune zone non è caduto praticamente niente. Quindi più stazioni abbiamo e più riusciamo ad avere un quadro completo, a capire dove va eseguito l'intervento, dove c'è l'urgenza. Questa stazione meteo, in conclusione, non deve essere un caso isolato, ma deve integrarsi con nuove centraline dislocate in modo uniforme sul territorio. Solo così si potrà avere senso questo progetto pilota, che dovrà avere il supporto, come ho detto prima, non soltanto delle realtà odierne, quindi associazioni e protezione civile, ma anche dei cittadini e delle istituzioni. Questa a maggior ragione perché ci sono in atto dei cambiamenti climatici. Adesso noi possiamo discutere se questi cambiamenti climatici sono tutti colpa dell'uomo, parzialmente o no. Però quello che è certo è che le temperature stanno aumentando. Aumentando le temperature stanno aumentando anche i fenomeni intensi. E noi dobbiamo cercare di essere preparati. Non dobbiamo farci trovare impreparati. Quindi in questo caso qui i cambiamenti climatici vanno affrontati uniti. Non dobbiamo fare distinzioni né di bandiere né di colore della pelle. Vi ringrazio, adesso lascio la parola a Franca Mangianti, che è il nostro presidente, che ci darà una... lei comunque è stata direttrice, oltre ad essere presidente dell'associazione Bernacca, è stata direttrice per 40 anni dell'osservatorio del Collegio Romano, che è l'osservatorio uno dei più antichi diciamo al mondo. E quindi chi meglio di lei può spiegarci appunto l'importanza di rilevare sistematicamente i dati meteorologici. Grazie a tutti. Tanto buonasera a tutti, sono grazie per partecipare a questa manifestazione. Sono rimasta veramente sorpresa perché non ero mai stata qui e mi è molto piaciuto l'ambiente e soprattutto il pensiero che ci siano tanti volontari che si adoperino per salvaguardare il popolo. Allora, io ho pensato, visto che si parla di stazioni meteorologiche, di dire che quanto siano importanti i dati meteorologici per lo studio del clima. L'importanza del sin dall'antichità l'uomo ha rivolto l'interesse verso il tempo con osservazioni a vista del cielo dei fenomeni che si susseguono durante la giornata. Solo successivamente, con l'ausilio dei primi strumenti meteorologici, è stato possibile rilevare i dati. Il primo parametro ad essere stato quantificato è stato la temperatura. Ed esattamente con il primo termometro che era stato ideato da Galileo e che poi era stato messo a punto dall'Accademia dei Lincei nel 1657.
solo anni dopo, con altri strumenti, è stato possibile misurare altri parametri, quali la pressione, l'umidità, il vento, l'eliofania e tutto il resto. Però una volta in possesso dei dati, è stato importante cercare di capire quanto fosse importante registrare questi dati, conservarli e cominciare a preparare un archivio. Era necessario che ci fosse una persona che fosse disponibile 365 giorni l'anno, tutti i giorni, Natale, Pasqua, Ferragosto, eccetera, nelle varie ore del giorno. E quindi hanno avuto sviluppo soprattutto gli osservatori e le stazioni meteorologiche che si trovassero presso istituti religiosi, conventi, dove c'era sempre la possibilità di una persona che raccogliesse questi dati. E adesso con i moderni mezzi e con l'automatismo è sempre più facile istituire stazioni a norma che possono fornire i dati in tempo reale. Con l'inaugurazione oggi di questa stagione, di questa stazione, poniamo un nuovo tassello alla serie di tutte le stazioni meteorologiche che ci sono, che sarà molto importante per studiare il microclima della città, perché noi sappiamo che in una città come Roma, che è una città molto estesa, ci sono situazioni diverse a seconda del posto dove siamo. È normale che tante volte, parlando al telefono con un amico eccetera, da una parte della città ad est per esempio sta piovendo e magari a nord o ad ovest c'è il sole e così via. I fenomeni quindi sono diversi. Però devo precisare che di fronte, anche se sono di fronte a un pubblico competente, che per poter iniziare uno studio climatico sono necessari almeno 30 anni di dati. Quindi normalmente noi sentiamo dire il clima sta cambiando, l'anno scorso non era così, l'anno scorso pioveva, cambia. No, non si può parlare di cambiamento climatico da un anno all'altro, perché ci sono vari degli anni in cui si verificano delle situazioni e degli anni in cui si verificano altre situazioni. Quindi minimo 30 anni. Abbiamo detto prima che io sono stata all'osservatorio del Collegio Romano, che dal 1782 rileva i dati. E a quel punto possiamo fare uno studio veramente sul clima al centro della città, perché l'osservatorio sta proprio al centro. I cambiamenti climatici recenti hanno visto che nel secolo scorso c'è stato un aumento di 0,6-0,8 gradi della temperatura media superficiale terrestre. Però voglio riportato una frase che ha detto il professor Obasi, che era il presidente dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale nel 2003, e disse queste parole: il cambiamento climatico antropico persisterà per molti secoli, anche se oggi si arrivasse a sopprimere subito tutte le emissioni di gas serra nell'atmosfera. Questo l'aveva detto nel 2003, adesso sono passati ben 15 anni e vediamo che la situazione va sempre peggiorando. Vediamo un attimo qual è la situazione climatica a livello globale. C'è un aumento della temperatura media della Terra di 0,6-0,8 gradi centigradi rispetto al passato, un aumento delle piogge nell'emisfero nord e diminuzione nelle regioni tropicali e subtropicali, un aumento dei fenomeni meteorologici estremi, alluvioni, temporali violenti, ondate di caldo e di freddo, riduzione dei ghiacciai, innalzamento di 10-25 cm del livello del mare. In altre parti del mondo, quali gli Stati Uniti, il Giappone, est e nord-est dell'Australia, nonché nel nord Europa, si è riscontrata diminuzione di precipitazioni totali annue e aumento dell'intensità giornaliera di precipitazione. Questo fenomeno chiaramente può essere definito come conseguenza del riscaldamento globale del pianeta. Vediamo qual è la situazione climatica in Italia. I cambiamenti climatici sono dovuti principalmente alla morfologia della nostra penisola, che si estende allungandosi nel Mediterraneo, definito dai climatologi il punto caldo del global warming. Purtroppo lo studio del clima venne un po' trascurato nella metà del secolo scorso e solo dagli anni Ottanta, con l'emergere di tutte queste situazioni, si è capito che bisognava riprendere in mano la situazione. Adesso noi ci diciamo: dove sta andando il clima italiano? Addirittura abbiamo detto che nel secolo scorso c'è stato un aumento di 0,4-0,6 gradi. Invece adesso già si vede che le temperature medie annue sono aumentate di 1,4 gradi centigradi, quindi quasi il doppio di quello che è avvenuto nel secolo scorso.
Ciò ha influenzato la diminuzione della superficie coperta di ghiacciai sulle Alpi, che confermano il riscaldamento. C'è stata una riduzione del 50% rispetto al culmine della piccola era glaciale. Vediamo oltre alle temperature che cosa è successo per le precipitazioni. Più irregolare è stata l'evoluzione delle precipitazioni perché, anche se le quantità totali annue non sono cambiate, si registra un aumento della frequenza di precipitazioni violente e localizzate. È aumentata l'intensità delle precipitazioni, quindi piovendo una stessa quantità in un minor tempo possono essere delle conseguenze catastrofiche. Sempre più frequenti sono gli eventi alluvionali che soprattutto dal 2009 hanno martoriato l'Italia. Ricordiamo i più importanti: Genova, Levante Ligure, Veneto, Sardegna, Campania e i recentissimi danni che hanno colpito Sicilia, Calabria, con precipitazioni che in 36 ore hanno registrato millimetri di pioggia pari a quelli che si verificavano in queste zone addirittura in un anno. Ci domandiamo cosa ci aspettiamo per il futuro. Gli scenari climatici globali indicano che ci saranno aumenti di temperatura di 2-4 gradi entro il 2100 in Europa meridionale, con estate mediterranee più calde di 4-7 gradi, quindi scomparsa dei ghiacciai alpini sotto i 3500 metri e un aumento della siccità al sud che potrebbe compromettere la produttività agricola e degradare gli ambienti forestali con più frequenti incendi. Per colmare questo deficit idrico quindi è necessario razionalizzare l'uso dell'acqua in agricoltura, con somministrazione che avvenga nei tempi, nei modi e con quantità ottimali. Lo studio del clima locale, le previsioni meteorologiche accurate e puntuali, la raccolta dell'acqua in opportuni bacini e metodi di irrigazione specializzati sono i cardini per il miglior utilizzo delle risorse idriche in agricoltura. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Scusa, una foto sì, come no? Molto volentieri. Grazie. Grazie a voi. Allora, la spiegazione della Bernacca Onlus con la Presidente Franca Mangianti è stata eccezionale, la ringraziamo. E volevo salutare anche il Presidente del Quinto Municipio che arriva adesso, il schifo del giro, Giovanni Boccuzzi, eccolo qui. Grazie. Aveva promesso che veniva ed è venuto. Bene, allora adesso proseguiamo con l'altra associazione. Sì, scusa. Questa è una cosa importante che state facendo, assolutamente, vedere la stazione meteorologica qui. Noi siamo insieme a Ettore contentissimi, perché questo è il nostro fiore all'occhiello del nostro municipio. Questa protezione civile in questa sede è importante, ci hanno dato una enorme mano per quello che riguarda questa emergenza che abbiamo avuto ultimamente. Quindi avere una stazione meteo qua è ancora importantissimo per il nostro municipio. Quindi io credo che siamo tutti soddisfatti di questa attività che stanno svolgendo Roma 7, settimo gruppo, scusate, ma ogni tanto mi impiccio con la palla a volo. Quindi. Comunque grazie veramente a Ettore e a tutti quanti i collaboratori, i suoi collaboratori, perché questa è una cosa veramente lodevole per quello che riguarda il nostro territorio. Grazie ancora. Grazie a voi. Bene, ringraziamo ancora il nostro Presidente e andiamo avanti con la Rete Meteo Amatori. Quindi adesso spiegheranno anche loro la loro parte. Prego. Grazie a tutti per essere qui, anzitutto. Allora, io sono Andrea Pardini di Rete Meteo Amatori, associazione della provincia di Pisa, dove siamo nati, e dal 2012 abbiamo iniziato il nostro progetto. Come diceva l'associazione Bernacca, oggigiorno la meteorologia, la comunicazione proprio della meteorologia non è molto delle più efficaci, infatti come vediamo dai titoli di giornale molto spesso vengono definiti termini che non sono pienamente corretti oppure che mettono in agitazione, diciamo, il cittadino medio. E il nostro intento è stato proprio questo, cioè fare una divulgazione della meteorologia in maniera scientifica e evitando di fare titoloni, parole quindi che vadano a dare un discorso errato al cittadino, all'utente che non conosce la materia.
come dicevo, infatti la nostra regione, la Toscana, soprattutto nella provincia di Pisa, abbiamo una stazione meteo come questa qui, una Davis, e una webcam che utilizziamo quindi per uno studio del microclima locale, e dal quale abbiamo poi varie informazioni, soprattutto per la protezione civile locale. E la webcam, oltre a farci una visione panoramica della zona dei Monti Pisani, elabora degli scatti continui ogni 60 secondi e quindi ci fa monitorare la situazione del tempo, e elabora dei timelapse, quindi dei fotogrammi giornalieri che creano proprio un filmato della giornata, e tramite un software particolare riusciamo a immortalare i fulmini in tempo reale, quindi quando avviene il fulmine riusciamo a catturarlo e anche a fare dei video molto curiosi come questo. Oltre a queste cose, la webcam purtroppo è stata anche teatro di un devastante incendio che ha colpito la zona, e distruggendo più di 1.000 ettari di bosco, e questo è stato però comunque un utile strumento per l'antincendio boschivo, in quanto sono riusciti a capire dai nostri filmati la propagazione delle fiamme e oltretutto anche all'inizio dell'incendio, e questo poi è un filmato che potete vedere online sul nostro canale YouTube o sui nostri social. Altro progetto che stiamo portando avanti, ormai questo dal 2014, è l'archivio Tornado in Italia, dove abbiamo classificato e verificato tutti i tornado che si sono verificati sul suolo italiano. Tutti questi fenomeni sono stati archiviati, quindi per tipologia, intensità, e geolocalizzati e corredati poi di un materiale multimediale come foto, video, e questi ci vengono, li aggiungiamo in base alle segnalazioni che ci vengono fatte dagli utenti tramite i canali social o comunque tramite il modulo sul nostro sito. E questo, insieme alla pagina Tornado in Italia, che è sempre una nostra pagina partner, abbiamo proprio dedicato a fare questo studio a livello statistico per capire sul territorio italiano quali sono le zone maggiormente interessate da questo tipo di fenomeni. Attualmente i dati sono dal 2014, quindi non ci consentono di capire con sicurezza le zone che sono ancora più soggette, però già possiamo notare come la parte dell'Italia nord-est, che è molto piena di fenomeni, però la maggior parte comunque sono fenomeni poco rilevanti, come di intensità F0, quindi la più bassa. Un altro archivio che invece questo parte da quest'anno è l'archivio degli eventi meteo, un archivio in cui abbiamo raccolto tutti i fenomeni meteorologici avvenuti sul suolo italiano, anche questi verificati e classificati sempre per un discorso tipo nubifragi, downburst e vari tipi di fenomeni che hanno interessato il nostro paese. E questi sono tutti quelli che si sono verificati solo nell'anno 2018, quindi sono stati parecchi. L'archivio comunque, questo è stato poi integrato con il progetto Floodbook, che è un progetto che nasce per mappare le aree vulnerate dal rischio alluvione, è nato sulla proposta fatta dei centri di ricerca italiani del gruppo alluvioni, e noi forniamo quindi questi dati che riusciamo a raccogliere, e quindi soprattutto i nubifragi, frane e smottamenti, e le segnaliamo a questo progetto proprio per loro, che così riescono a elaborare delle mappe delle aree di rischio per il rischio alluvionale. Altro progetto è la lista broadcast, che è una lista che ci permette di metterci in relazione con i nostri utenti che ci seguono, comunque chiunque si vuole iscrivere a questa lista. E ci permette quindi di ricevere segnalazioni di eventi meteo in tempo reale dai cittadini, quindi se c'è una grandinata o qualsiasi evento molto intenso, noi lo riceviamo e in tal caso lo comunichiamo anche a chi di dovere, quindi a enti di protezione civile o comunque sia, e nello stesso tempo invece trasmettiamo verso i cittadini aggiornamenti meteo, quindi aggiornamenti un bollettino previsionale oppure eventuali criticità che vengono emessi dalla protezione civile. Questo invece è un progetto che ci stiamo lavorando, quindi non è ancora operativo ma sarà prossimo,
è una rete di monitoraggio a postazione anche di privati cittadini che risultino comunque ben posizionati, quindi a norma, e questa rete andrà a avere un aggiornamento rapido e delle maschere dedicate proprio ad enti e associazioni di protezione civile, in maniera da avere una situazione quasi in tempo reale di ciò che sta accadendo. Queste maschere, come le abbiamo studiate, dovranno avere quindi delle notifiche di eventuali anomalie, ad esempio un forte rovescio con intensità oraria rilevante, che si illumineranno direttamente a video, quindi gli enti di protezione civile potranno capire nelle varie zone dove c'è un maggior rischio. Oltre a questo, è possibile anche segnalare anomalie come il rischio incendio tramite i dati che vengono rilevati all'istante. Grazie per la vostra attenzione. Ecco la parola a Metalazio. Abbiamo già questo. Allora, adesso è la volta di Medio Lazio, però viene proiettato da questa parte, quindi da lì non vedete nulla. Dovreste venire di qua, gentilmente di qua, grazie. Quando ci siete, no? Mi sente? No. Preaccomodatevi, di qua c'è posto, Venite, venite. Ora? Aspetta, usa quell'altro. Si vede che non si sente. Io ho appoggiato il computer. Mi sa che se li mette davanti, no. Ecco, vedi, dovete spostare. Allora, non va questo. Ecco, lo sta, Ettore. Per l'altro microfono. Ettore. Franco, ti chiami Ettore? Che ce l'ha lui l'altro microfono. Il microfono te lo do io. Okay. Tira su. Vai. Sono io. Ecco. No. Dove sta quell'altro? Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio di essere qui. È un onore per noi. Okay. È un onore per noi essere qui, cercherò di essere il più breve possibile, così poi ci abbiamo verso il rinfresco più rapidamente, forse è meglio. Allora, che cos'è Medio Lazio? Allora, sono qui con il mio team, siamo un gruppo di appassionati e studiosi di meteorologia. Residente, posso? Vai. Okay. Che è residente su gran parte del territorio della regione e ci occupiamo soprattutto di divulgazione della corretta informazione meteorologica, di segnalazione in tempo reale di eventi importanti di qualsiasi natura e di sviluppo di mezzi tecnologici di cui vi parlerò più avanti per lo studio e il monitoraggio del territorio. Questi sono alcuni degli obiettivi. Il nostro obiettivo primario sono i progetti. Tramite questi progetti promuoviamo lo studio scientifico dei microclimi tramite installazione di stazioni di rilevamento e webcam per il monitoraggio in tempo reale, compresi i luoghi remoti, altopiane e vette le cui rilevazioni possono essere utilizzate come radiosondaggi. Ci occupiamo di sviluppare una rete meteo su scala regionale composta da chiunque sia interessato a prendervi parte per monitorare in tempo reale le condizioni meteorologiche su tutto il territorio della regione. Riceviamo ed emettiamo segnalazioni attraverso gli organi interni di Medio Lazio, i fan dei social network e il forum. Ci occupiamo di aggiornare un archivio degli eventi meteorologici rilevanti per avere un quadro più completo sia delle ciclicità degli eventi
ma anche dei possibili tempi di ritorno che possono avere. Cosa molto importante, promuoviamo la divulgazione della meteorologia a tutti i livelli al fine di contrastare i sensazionalismi che vengono purtroppo divulgati da portali a scopo commerciale, quindi ci distacchiamo assolutamente da questo tipo di meteorologia ed è importante specificarlo. Attraverso il nostro portale creiamo anche dei tutorial in forma testuale e prossimamente multimediale per comprendere l'utilizzo e il funzionamento della strumentazione. Qui vi abbiamo portato qualche esempio che dopo vi spiegheremo con Andrea anche. Parte diciamo più piccola ma comunque rilevante del nostro portale è la parte previsionale, appunto. Offriamo un piccolo servizio di analisi a breve e medio termine e priva di, comunque di vincoli di periodicità, quindi come diciamo obiettivo secondario del nostro portale. Forniamo inoltre degli strumenti utili per il pubblico, quindi tramite il nostro portale è possibile visionare il radar sia della protezione civile ma anche quello locale e nazionale, satellite e quant'altro. Cosa ultima ma non meno importante, come vedete questa immagine emblematica, quelli appunto qui scatta l'applauso però Proviamo iniziative di aggregazione che hanno sempre insomma uno sfondo culinario, però volevi anticipare come finiva dopo. Esatto. E comunque fa sempre piacere insomma condividere questi eventi al fine comunque di ampliare la comunità di appassionati e per condividere tutti questi scopi. E questi sono diciamo la schematizzazione dei componenti per partecipare al nostro progetto. Bisogna almeno essere residenti nella regione Lazio ed avere interesse nelle tematiche scientifiche inerenti alla meteorologia. I componenti si dividono in direttivo, di cui io, Andrea Cecilia e Luca Lucentini facciamo parte, i membri ordinari che si occupano di segnalare le condizioni in tempo reale dalla zona e partecipano attivamente alla vita associativa, e gli articolisti che si occupano appunto delle varie categorie delle insomma della parte divulgativa del nostro sito. Questa è un'anteprima di come appare il nostro sito web. Sulla barra in alto si trovano le varie sezioni con rapido accesso, insomma chiunque, spero che mi accediate e ne facciate accesso più avanti. Il sito è nato il 10 febbraio 2018, qualche giorno prima della famosa nevicata che ci ha interessato, e oltre a tutti gli scopi di cui vi ho parlato precedentemente, serve a mettere in contatto e raggruppare tutte le piccole realtà. Abbiamo un esempio qui, Giorgio fa parte di una piccola realtà locale che appunto si è spostato da Fondi, e lui lo abbiamo conosciuto proprio promuovendo il nostro portale. Riunire vari appassionati nella nostra community, quindi dare un punto di riferimento per gli appassionati del Lazio, ma tutte le persone che abbiano interesse in questa tematica, e presentare anche le varie attività svolte nel nostro gruppo. Questi sono i principali servizi che potete trovare all'interno del nostro sito. Adesso passiamo alla parte dei progetti. Dei progetti ci occupiamo dal maggio 2007, questo è il primo progetto di cui ci siamo occupati, che è il progetto del Monte Gennaro, che molti di voi conosceranno con un po' di pena perché è stato vandalizzato dopo qualche mese. Questi progetti servono appunto, come nel caso del Monte Gennaro, di fornire nuovi dati sulla nostra rete meteo per mettere a disposizione degli appassionati e non solo. Questo poteva essere uno dei punti diciamo più interessanti nella provincia di Roma, a 1000 metri di altitudine, e, insomma, ma ne abbiamo anche altri, come vi farò vedere. Questi sono quelli che abbiamo messo in atto nel nostro primo anno di attività. Vi farò vedere una piccola carrellata
questo era come si presentava il progetto del Monte Gennaro ad ottobre del 2017. Questa è la webcam dei campi di Annibale a Rocca di Papa, un'altezza di 780 metri, il Monte Faete, il punto più alto dei Castelli Romani, dove abbiamo sia una stazione meteo che una webcam, la stazione meteo di Roma Bravetta, anche questa molto interessante. Questa è uno dei punti più freddi del Cicolano, la Val de Varri, questa è la stazione meteo di Roma San Pietro, insomma, come vedete a Roma ne siamo riusciti a mettere molte. Questa è Marina di San Nicola, è uno dei punti cardini del litorale, qui abbiamo messo una sulla Marina di San Nicola e quest'altra invece è Santa Marinella, tutte quante Davis soprattutto. Questa è la più alta attualmente installata da privati nel Lazio, è Campo Staffi a 1810 metri, Bagni di Tivoli, questa qui è una Frogit, e questa è Campanelli, che si trova all'interno dei Monti Simbruini, è l'ultima che abbiamo installato. Mentre questo qui invece è un data logger che abbiamo installato a Prato di Campoli, a 1200 metri di altitudine circa, anche questo è un posto molto interessante, ma soprattutto molto coreografico dal punto di vista paesaggistico. Questi sono i nostri progetti di futura realizzazione, sono abbastanza impegnativi, ma non ci fanno scoraggiare. Tra questi progetti annoveriamo due molto importanti, quello del Monte Terminillo, nel particolare la zona urbanizzata che è Pian de Valli, a 1620 metri dalla quale partono insomma gli impianti sciistici, e il Monte Gennaro come riscatto del precedente progetto che è stato vandalizzato, però in questo caso sulla vetta. E come potete vedere poi ce ne sono altri che cercheremo di mettere in atto tra la fine di quest'anno e l'anno prossimo. Questa è la nostra rete meteo di cui vi abbiamo parlato prima, cercherò di mostrarvela nel più breve tempo possibile. Eccola qui, questa è la nostra rete meteo che è possibile visualizzare sia da smartphone che da PC, e da questa rete meteo è possibile vedere tutte le informazioni in tempo reale. Questa faccio vedere anche Tor Sapienza, ovviamente. Questo è Campo Staffi, che è il nostro tra virgolette fiore all'occhiello. In basso a sinistra ci sono tutte le realtà che hanno collaborato a questo progetto. E andiamo a cercare Tor Sapienza, la troviamo, eccola qua. Come vedete è la seconda stazione più fredda, quindi si può già iniziare a parlare di studio microclimatico di questa zona, perché come vedete il resto della città presenta delle temperature leggermente più alte. Ci teniamo a precisare che le stazioni che accettiamo in rete sono assolutamente a norma e comunque sono verificate nel corretto funzionamento. Poi i dati correlati li possiamo vedere? Dati completi. Assolutamente. Vai. Eccolo. Questa diciamo è la pagina standard che viene visualizzata quando viene inserita una stazione all'interno della nostra rete. Vengono mostrati in chiaro i dati principali, appunto, quindi temperatura, umidità, punto di rugiada, pressione, radiazione solare, qualora ci siano dei sensori, velocità del vento, pioggia, con i più importanti report mensili. Ovviamente questo è un progetto in fase di continuo aggiornamento, quindi è soltanto una, tra virgolette, una bozza iniziale, ma comunque stiamo riscontrando, insomma, dagli accessi che abbiamo sul sito un notevole interesse, perché appunto per gli appassionati ma anche per le istituzioni può essere un punto di riferimento. Da questo sito internet si può vedere anche la lista delle stazioni qualora uno non voglia visualizzare la mappa, dalla quale è possibile ordinare i principali parametri cliccando sul valore di interesse. Tornando a noi, eccoci qua. Tra le varie funzioni che vogliamo implementare nella mappa è quella di poter visualizzare le webcam che in alcuni casi archiviamo nel nostro sito con la funzione di timelapse. Questo è un esempio di timelapse che abbiamo effettuato per la webcam di Roma Batteria Nomentana,
di cui Luca Lucentini è proprietario, qui presente. Ho voluto scegliere il giorno del 12 dicembre perché appunto c'era una bellissima visibilità. Vi mostro un po' un'anteprima di come funziona. Come potete vedere, dai vari tasti che ci sono è possibile selezionare sia la velocità che la navigazione sia in avanti che all'indietro per poter selezionare i frame di interesse. Questo è un po' un'anteprima di quello che andremo a sviluppare nei prossimi tempi. Gabriele, volevo rubarti un minuto, se tornavi indietro dalla mappa. Sì. Questo è un piccolo fuori programma. Se fai sulla stazione di Tor de' Schiavi, così apriamo e facciamo vedere quella sotto, i dati completi e infostazione. Allora, la stazione di Tor de' Schiavi è una delle, diciamo, a livello amatoriale più antiche di Roma. Quest'anno chiude il 15° anno di rilevazioni. Se vai sotto, vediamo, oltre alla scheda tecnica, perché ogni stazione ha una scheda tecnica, l'atlante climatico. Ecco, questo è quello che poi esce fuori alla fine quando noi facciamo lo studio di una determinata zona. Quindi noi sappiamo che a Roma Tor de' Schiavi, nella seconda decade di dicembre, la minima dovrebbe essere di norma 5,3 gradi, la massima 12,7. Quindi in base alle temperature che poi vengono rilevate in tempo reale, possiamo vedere se stiamo sopra la norma, sotto la norma, nella norma. Possiamo quindi capire se ci sono eventi eccezionali oppure no. Abbiamo gli estremi di temperature, minime e massime, la piovosità media, gli eventi estremi che si sono verificati in tutto l'arco di questi anni. Ecco. Quindi questo poi è lo scopo finale di queste stazioni, lo studio del clima che viene fatto. Okay. Toglio il disturbo. Grazie Max per questo intervento. Grazie. Io concludo rapidamente, poi lascio la parola ad Andrea che vi parlerà di uno dei progetti cardine di cui ci occuperemo prossimamente. qui possiamo andare avanti. Questi sono dei progetti invece di data logger, poiché le zone evidenziate da questo segnaposto sono zone molto molto remote, per cui ovviamente la corrente elettrica non è possibile prenderla da nessuna parte e nemmeno il segnale internet. Quindi in queste zone avremo l'obiettivo di installare dei data logger. Qui ne abbiamo uno. Questo qui è un data logger di temperatura con quanti dati? 44.000 dati. 44.000 dati, quindi è un 3 mesi e mezzo impostando 5 minuti. Ogni 5 minuti può durare per 3 mesi, sì, e mezzo. È uno strumento assolutamente insomma valido e testato anche vicino a stazioni ufficiali, quindi ovviamente uno schermo solare adeguato. Abbiamo portato anche questo schermo che non è solare, ad esempio, che non è proprio, diciamo, a norma, però per farvi capire che ci teniamo molto a schermare bene le stazioni al fine di rilevare dei dati corretti, poiché appunto lo scarto può essere anche di 5-7 gradi in alcuni casi, ovviamente d'estate con il massimo del soleggiamento. Vado avanti. Questo è il nostro forum, che è accessibile a tutti e gratuito, sul quale ultimamente ci stiamo dilettando con un gioco molto simpatico che sta promuovendo il nostro Brando, che è il direttore del Fantameteo. Non traiamo in inganno, è un gioco del tutto ludico e non associabile a siti sensazionalistici. E il forum è accessibile da cellulare, da browser e anche dall'app Tapatalk. Vi lascio alcuni numeri della nostra realtà. Abbiamo raggiunto quasi 20.000 fan su Facebook, della pagina Facebook che ho aperto nel 2014, raggiunto 200 iscritti al forum, utilizziamo i principali canali di comunicazione come Instagram, YouTube, Telegram e LinkedIn. Nel nostro team, di cui ci sono alcuni esponenti, qui abbiamo raggiunto 20 membri ordinari e organizzato 5 eventi sociali. A tal proposito, domani organizziamo
un pranzo, se volete venire saremmo ben felici di avervi a Guadagnolo. Saremo lì, ovviamente lo scopo è sempre quello di mangiare, non vi potete sbagliare. Questi sono alcuni dati del sito internet, se no divergiamo troppo. Abbiamo raggiunto 1,5 milioni di impressioni sul nostro sito, 1 milione di visualizzazioni di pagina, 500.000 accessi unici. Parlo sempre da febbraio 2018 fino al 14 dicembre 2018. E gli accessi unici abbiamo raggiunto quasi poco più della metà provenienti dai social, 20% da link diretto e un altro 20% più o meno da ricerca organica. Abbiamo pubblicato più di 600 articoli, stretto 12 collaborazioni e sono ancora in fase di risoluzione di 12 progetti di monitoraggio del territorio. Siamo stati segnalati dal portale che sicuramente conoscerete, che è Meteo Network, come segnalatori ufficiali per il Lazio, quindi io con il nostro team cerchiamo di fornire dati importanti, magari grandinate, eventi tornatici e quant'altro dalla nostra regione. Ed infine nel 27 marzo del 2018 siamo entrati a far parte dell'Unimet, che è una comunità delle aggregazioni che si occupa di meteorologia, che ha lo scopo di ridurre la frammentazione della meteorologia italiana. Noi lo facciamo su scala regionale. Unimet, di cui sono gli esponenti Massimo Ferrario e Franca Mangianti, si occupano di farlo su scala nazionale, quindi è sicuramente uno scopo molto molto nobile. Detto questo, scusate se mi sono dilungato, lascio la parola ad Andrea Cecilia, che ci parlerà di un progetto importantissimo di collaborazione con il CNR per lo studio dell'isola di calore di Roma. Grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti, sono Andrea Cecilia, cofondatore di Meteo Lazio, webmaster e gestore tecnico della rete che avete più volte già visto in questo evento. Volevo parlarvi di un progetto europeo che si chiama Life Asti, il quale si propone di realizzare un sistema di previsioni sull'effetto isola di calore urbana, che è una tematica che sicuramente è molto attuale per lo sviluppo delle strategie di adattamento urbano. In particolare questo è un progetto coordinato dall'Università di Thessaloniki Aristotele, quindi coordinato diciamo da un'università greca, a cui partecipano numerose istituzioni, tra cui in Italia abbiamo l'ASL Roma 1 e il CNR ISAC, ovvero Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, tramite il quale è stato possibile stringere questa collaborazione tra Meteo Lazio e la partecipazione al progetto, grazie alla professoressa Argentini con cui sto facendo uno stage in qualità di studente magistrale di fisica a Tor Vergata. In particolare vi parlerò degli obiettivi di questo progetto, di cos'è in effetti l'isola di calore urbana, molto brevemente ovviamente, di come verrà realizzato il progetto e di come si può collaborare allo stesso. Allora, innanzitutto l'obiettivo primario del progetto ovviamente è implementare, testare e convalidare un set di sistemi di previsione, sia a breve che a lungo termine, relativi all'isola di calore urbana. Questo avverrà in particolare per le città di Thessaloniki e di Roma. Ovviamente io adesso mi soffermerò solo sulla parte dedicata a Roma. Il modello sarà ad alta risoluzione, pensate, con una griglia di 250 metri, quindi molto molto fitta. Il modello poi tirerà fuori anche indici termici bioclimatici, tra cui anche heating e cooling degree days, da cui poi si potrà dar vita a un sistema di allerte per le onde di calore in particolare.
Il progetto prevede anche lo sviluppo di un portale web e di un'applicazione per dispositivi mobili, da cui si possono ovviamente consultare questi sistemi che vengono sviluppati sia dalle istituzioni che dal pubblico generico. In particolare poi si valuterà l'impatto sul clima futuro dovuto alla isola di calore urbana e si studieranno strategie di adattamento per ridurre questo effetto, come ad esempio l'introduzione di parchi all'interno delle città o anche di tetti verdi. Allora, cos'è l'isola di calore urbana? Allora, questo fenomeno è tra le più rappresentative e ben documentate manifestazioni del cambiamento climatico dovuto all'urbanizzazione. L'urbanizzazione infatti causa significative alterazioni dell'atmosfera e della superficie, portando ad un clima più caldo nelle città rispetto alle zone meno urbanizzate limitrofe. Quindi l'impatto non è trascurabile, per esempio, su salute, economia, ambiente, nonché provoca anche con numerosi consumi energetici, un deterioramento della qualità dell'aria e condizioni bioclimatiche stressanti. Questi effetti dell'isola di calore diventano ancora più estremi e esasperati allorquando le ondate di calore aumentano in durata a causa dei cambiamenti climatici invece globali. Da questa rappresentazione si vede ad esempio in una giornata estiva come al centro di una metropoli la temperatura sia ben oltre i 33 gradi, mentre nelle aree di campagna non superano nemmeno i 30 gradi. Questa è una breve digressione su cosa sono questi indici Heating, Cooling e Degree Days che verranno sviluppati. In particolare sono semplicemente un indice del consumo energetico dovuto al clima, diciamo al consumo energetico degli edifici in estate e in inverno. Ed è sostanzialmente calcolato come la somma sui giorni in cui la temperatura supera una certa temperatura di soglia della temperatura media meno una certa temperatura considerata di comfort, che per l'estate è di 21 gradi e per l'inverno è di 18 gradi. Allora, come verrà realizzato il progetto? Allora, il progetto per monitorare l'isola di calore urbana a Roma prevede l'installazione di ben 8 nuove stazioni meteorologiche, e sottolineo 8, di modello Davis Vantage Pro 2, esattamente come ecco la valletta, eccola qui esattamente come questa, che tra l'altro è anche identica a quella che c'è installata adesso qui a Tor Sapienza. Queste stazioni insieme a quelle già presenti nella rete Meteo Lazio, ma anche quelle di qualità ARPA qualità dell'aria e ARPA micrometeorologia, forniranno una base per convalidare questi modelli di previsione. I dati forniti da queste stazioni saranno inoltre consultabili da chiunque in tempo reale sulla nostra rete Meteo Lazio. Allora, questa è una mappa in cui i segnaposto rossi indicano le stazioni già presenti nelle reti Meteo Lazio, ARPA, Meteo Lazio e ARPA, e le bandierine nere indicano le nuove stazioni invece che verranno posizionate. Come potete vedere, ci sono molte aree che prima non erano sufficientemente monitorate, che adesso saranno finalmente anch'esse monitorate. E questo rientra anche nella tematica che prima, di cui prima parlava Max, ovvero del fatto che anche dentro una città come Roma è possibile trovare grandissime differenze a livello diciamo microclimatico, e quindi questo progetto poi sarà molto utile anche per valutare queste differenze di microclimi. Qualche dettaglio in più sul modello di cui vi parlavo prima: in particolare è un modello ad alta risoluzione con griglia 250 metri per la città di Roma, che prenderà le condizioni iniziali dal modello WRF con risoluzione 10 km e che sarà verificato e ottimizzato attraverso i dati raccolti appunto da queste stazioni e anche da misure satellitari. Il progetto è già iniziato nel settembre del 2018, quindi pochi mesi fa, e terminerà nel giugno 2021. Le stazioni nuove di cui vi parlavo a Roma saranno installate già adesso, insomma, nei prossimi due mesi. Questo è uno schema riassuntivo, insomma, di come funziona questo progetto, e in particolare
si vede che ci sono le condizioni iniziali globali, ovvero sull'intera superficie terrestre, che verranno fornite al modello Wolf 10 km, che a sua volta poi verrà riscalato per la realizzazione del progetto del modello invece ad alta risoluzione, 250 metri, che tra l'altro fornirà previsioni di temperatura dell'aria, un indice di intensità dell'isola di calore, un indice di comfort, se vogliamo, e a cui poi seguirà un sistema di allerte per l'eccessivo riscaldamento e quindi per l'isola di calore, e questi indici, il tutto poi infine consultabile da un portale web e anche su un'applicazione per dispositivi mobili. Qualche dettaglio in più sul modello stesso, diciamo, questo è uno schema un po' più articolato, ma diciamo, da qui si vede ad esempio che le osservazioni in situ, ovvero quelle delle stazioni meteorologiche, serviranno come valutazione del modello, il quale quindi prenderà i dati da queste stazioni, ma interagirà anche per esempio con uno studio più geografico del territorio, quindi la morfologia urbana, i parametri superficiali, topografia, e interagisce poi anche con numerosi altri aspetti, diciamo, il tutto per fornire poi questi sistemi di allerta e di previsione. Allora, volevo parlare brevemente anche del ruolo che Meteo Lazio ha all'interno di questo progetto. E, in particolare, Meteo Lazio si occuperà di installare fisicamente le nuove stazioni nella città di Roma, di acquisire, archiviare e pubblicare i dati delle stazioni. Poi realizzerà anche una mappa con i dati in tempo reale dedicata esclusivamente alla città di Roma, come quella che avete già visto, ma dedicata a Roma. Realizzare anche mappe interpolate sempre dedicate alla città di Roma, di cui vediamo un esempio. Qui a sinistra c'è una mappa interpolata basata sui dati delle nostre stazioni, da cui tra l'altro si può vedere benissimo questo lago più caldo che è proprio intorno alla città di Roma. Questa è una mappa delle temperature. Ecco, immaginate una mappa come questa, però zoomata sulla città di Roma e quindi con una scala ovviamente molto più piccola e dettagliata per la nostra città. E qui a sinistra invece c'è l'attuale mappa con le stazioni meteorologiche di Roma, che dovete immaginare implementata anche con le successive 8 stazioni. Infine volevo fare un invito a chiunque possiede una stazione meteorologica Davis installata ovviamente a norma e correttamente mantenuta nell'area della città metropolitana di Roma, quindi non solo dentro al GRA ma anche nelle zone limitrofe, a collaborare al progetto. Per farlo è sufficiente far richiesta di inserimento della propria stazione all'interno della rete Meteo Lazio, cosa molto semplice grazie al form presente sul nostro sito. Questo invito è rivolto anche a chi magari ha la stazione meteo ma non ha ancora i dati online, in quanto al giorno d'oggi mettere la stazione online è diventato semplicissimo, infatti non servono più computer accesi 24 ore, e in caso insomma potete chiederci qualche informazione in più, siamo sempre disponibili a darvela. Con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Perfetto, funziona. Allora, un grazie a Gabriele Serafini e Andrea Cecilia da parte di tutti per la spiegazione di Meteo Lazio. Adesso se cortesemente, purtroppo dobbiamo fare di qua e di là, adesso se cortesemente venite da quest'altra parte, di qua accomodatevi che c'è l'altra spiegazione di Franco Venenti del nostro gruppo, del settimo gruppo della protezione civile, e dopodiché passeremo ai ringraziamenti finali e finalmente al buffet, come diceva Gabriele. Me devo far sempre riconoscere, mannaggia, la miseria. Fatemi passare che sta a fare diretta. Sì, tieni il microfono. Aspetta. Mannaggia. Franco, ce l'hai qua, eh? Sì, sta in diretta. Sì. Franco, non puoi partire da qui, vai. Ce l'ho. Cambia di qua. Pronto? Allora, buonasera a tutti. Lo vedi che con me funziona, come mai? Perché tu sei il presidente. Allora,
Intanto lasciatemi dire una parola velocissima. Sono felice di vedere tanti amici qui, di tutti i tipi. Che vuol dire di tutti i tipi? Abbiamo associazioni, istituzioni, stampa. Questo vuol dire che avete compreso perfettamente il termine sinergia. E perché questo? Perché c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché il meteo, come sappiamo, non ha confini e tocca tutti. Potrei dirvi soltanto un numero, 3600, è un numero abbastanza triste. Sono le vittime dal 2001 al 2007, fonti di stampa, dovute ad ondate di calore e al maltempo. Per le alluvioni nello stesso periodo sono state 165 le vittime. Quindi stiamo parlando di qualcosa che ci tocca tutti. Come sappiamo e come la comunità scientifica ci dice, i cambiamenti climatici sono attuali e per il momento non sembra che siamo sulla strada giusta per poter cambiare questo trend. Quindi sinergia, tanti organi che aiutano un corpo a cercare la soluzione alla sua malattia. Cosa facciamo qui? Reperiamo informazioni, distribuiamo comunicazioni, logistica, interventi operativi, l'osservatore meteorologico e le liste broadcast. Questo è il termine di questa piccola presentazione. Poi mi soffermerò un momento sull'osservatore meteorologico, che è una cosa che in Italia fa attualmente l'aeronautica militare, con i propri osservatori che sono bravissimi, gli unici certificati insieme a quei pochi dell'ENAV, dalla World Meteorological Organization, e vorrei spiegarvi qualcosina che ci è venuta in mente a proposito. Le informazioni le reperiamo in due maniere: la maniera ufficiale, le allerte meteo, e come vedete lì altre risorse. Che cosa vuol dire altre risorse? Che cosa vuol dire soprattutto allerta meteo? Chi la può dare? Le allerte meteo sono solamente quelle ufficiali. Diffidate di qualsiasi sito o affine che dia un'allerta meteorologica, perché le uniche allerte meteo sono quelle del Dipartimento della Protezione Civile. Qui abbiamo un'allerta meteo vera. Centro funzionale regionale rende noto che il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla sera di oggi eccetera eccetera per le successive 18-24 ore precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale. Vorrei che focalizzasse l'attenzione per un attimo su precipitazioni da sparse a diffuse, poi ci torneremo. Questa è la tabella delle criticità delle allerte meteorologiche. È molto piccola, nel senso come scala, purtroppo non è possibile leggerla a meno che non siate molto vicini. Vorrei che focalizzaste la vostra attenzione su allerta gialla, perché la popolazione recepisce attualmente allerta gialla come poco pericolosa. Assolutamente non è così. Tabella scenari. Occasionale ferimento di persone o perdite incidentali di vite umane. Non stiamo parlando di cose che si rompono. L'allerta gialla di per sé è un pericolo per gli esseri umani. Andiamo avanti un pezzettino. E passiamo alle informazioni, le altre risorse, scopo principale di questa sinergia. Quali sono le altre risorse che abbiamo? Le abbiamo viste, ce le hanno spiegate benissimo anche le associazioni che sono presenti qui. Gli archivi meteorologici, importantissimi, studi climatici, archivi dei fenomeni, dove questi si verificano più spesso, perché? Per orografia del territorio, posizionamento, una serie di parametri che non sto qui a spiegarvi perché sarebbe troppo lungo. Abbiamo i radar, le immagini satellitari, le webcam e gli osservatori. Torno su questa piccola parolina, ovviamente non sono osservatori ufficiali, però perché
perché abbiamo scelto Meteo 3.0? Perché siamo nella società della comunicazione. Come la porta USB 3.0 è più veloce di tutte le altre finora, gli osservatori che stanno sul territorio, cioè le persone che hanno un telefonino, sono più veloci di tutto quello che attualmente possiamo immaginare di avere. Andiamo un pezzettino avanti. Come avete visto prima, gli archivi meteorologici sono molto importanti. Qui c'è segnato tutta l'Italia, la fonte è Rete Meteomatori, Andrea che stava lì prima, in particolare gli eventi del nostro territorio, locali. Vi torna in mente qualcosa con l'allerta meteo? Fenomeni da locali a diffusi? Questo è molto importante perché dà la possibilità di vedere nella singola posizione della città dove alcuni fenomeni con una cadenza, diciamo, regolare vanno ad impattare sul territorio. Archivio eventi tornadici. Allora, qui vorrei dire una parolina, intanto fare un po' di chiarezza. I tornado e le trombe d'aria sono la stessa cosa. Sono due lessici diversi, quello anglosassone americano e quello italiano. Da noi si verificano e si verificano anche in quantità abbastanza frequente, 40 lo scorso anno. Se ci aggiungiamo le trombe marine che non hanno fatto landfall, cioè non hanno toccato il territorio, sforiamo penso le 200 eventi. Andiamo avanti. Le stazioni meteorologiche, come abbiamo visto con Gabriele, ce ne sono moltissime sul territorio, molte ed alcune messe a norma, e alcune associazioni di questo fanno un vanto giustamente, e possono raccogliere in tempo reale i dati, precipitazioni totali, millimetri orari. Questo vuol dire che noi in tempo reale possiamo sapere se in una determinata zona si sta verificando un evento anomalo. Che intendo per evento anomalo? Il 21 ottobre, qui, proprio qui in questa zona, abbiamo avuto un fenomeno meteorologico estremo. Estremo perché? Perché quel dato lì, che noi appassionati di meteorologia chiamiamo rain rate, è andato oltre i 300 mm l'ora. Vuol dire che in quelle condizioni si verificano dei probabili impatti sul territorio. Qui, come ci hanno spiegato prima, abbiamo accumulato circa 70 mm e le fotografie hanno fatto il giro del mondo perché insieme a quei 70 mm di acqua c'era della grandine e sembravano iceberg galleggiare, ve lo assicuro. Radar e immagini satellitari. Stiamo sempre parlando delle altre forme di informazione che possiamo reperire open source, cioè dalla rete, da tutte quelle associazioni che poi spiegheremo per comunicazione hanno lo stesso standard comunicativo. Possiamo vedere in tempo reale, o meglio, quasi reale perché c'è uno scarto circa di 10-15 minuti sui satelliti, un radar, la prima immagine sulla sinistra, il radar della protezione civile. La seconda posizione, un radar fulminometro, un'applicazione, ce ne sono diverse. Con questo è possibile vedere esattamente come un fronte avanza. Questo è quello di ottobre, sempre di quest'anno. A seguire abbiamo i venti, che possiamo anche vedere a un'ora, a tre ore. Questo è quello di cui ci vorremmo occupare molto bene. E a seguire l'immagine satellitare, questa è un pochettino più, diciamo, datata, che ci permette però di identificare, avendone la capacità visiva e tecnica, conoscendo un pochino la materia, di identificare qual è la struttura che probabilmente ci sta venendo incontro. Comunicazione. Questo è un dato, un tasto abbastanza dolente, come vi hanno fatto
presente le altre associazioni. La comunicazione riveste un ruolo fondamentale interna ed esterna e ci sono delle linee guida. Le associazioni che collaborano, hanno collaborato a questo evento, seguono più o meno tutte quante la stessa linea guida, cioè la serietà espositiva, il rigore, anche se vogliamo, e la non sensazionalizzazione e spettacolarizzazione degli eventi. Andiamo avanti. Questo lo dico per i miei amici della stampa, so che ce ne sono in giro qui intorno. La bomba d'acqua non esiste, non c'è, non esiste. E dobbiamo... applauso. Dobbiamo su questo tasto cercare di essere precisi, perché se in televisione o su un giornale scriviamo che una bomba d'acqua ha colpito un territorio e ha fatto tot danni, facciamo passare il concetto che il cielo ha bombardato qualcuno. Qui i danni sono altri, quindi dobbiamo fare attenzione, dobbiamo spargere la cultura della sana meteorologia, che è qualcosa che va, cammina su un binario differente da quella cosa lì. E scebolate attiche? Neanche quelle. Vi assicuro che non è stato maltrattato nessuno su questa fotografia, anche perché quel poveraccio sono io. Rovescio isolato di forte intensità. Vi ricordate prima quando avevamo parlato dell'allerta meteorologica locale, o meglio del fenomeno locale? Qui stavo a circa un chilometro dal fenomeno. Questo qui è una via di mezzo tra un microburst e un downburst, non vi sto a specificare che cosa significa wet, eccetera eccetera. Spesso sulla stampa, quando uno di questi aggeggi più grandi, scusate i professionisti del settore se lo chiamo aggeggio, si scatena, produce delle raffiche di vento lineari che abbattono gli alberi. Noi Terracina è stato un esempio. A Terracina non c'è stato nessun evento tornadico, non c'è stato un evento vorticoso, è stata una raffica lineare, presumibilmente tra i 100 e i 130 km orari, che ha abbattuto alberi come birilli. Qui ha fatto la stessa cosa. Noi abbiamo fatto tanti interventi in questo senso e quindi è bene che si sappia che non tutto quello che leggete è correttamente divulgato. Logistica. La logistica è qualcosa di molto importante. È l'arte e la scienza dell'organizzazione, della progettazione e dell'attività tecnica riguardante i requisiti, la definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare obiettivi, piani ed operazioni. Qui questa associazione ha ovviamente bisogno di un buon supporto, anzi di un ottimo supporto logistico. Perché? Perché qui ci si diletta con l'operatività, quindi la logistica è la madre a cui tutti noi ci abbracciamo per fare poi gli interventi sul territorio. Logistica, mezzi, pompe, idrovore, perché poi è questo di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di sacrifici di volontari che sul territorio poi vanno a fare delle cosine. Perché è importante avere l'osservazione in tempo reale di quello che ci succede intorno? Perché quando si vanno a fare queste operazioni è bene sapere se ci siano altri temporali in arrivo o direttamente sopra la nostra testa. Quelli li vediamo. Se mentre siamo immersi magari a fare qualche altra operazione troviamo il temporale non, diciamo, locale, molto intenso, comincia a diventare un pochino un problema. Scusate, ma a volte i computer fanno un pochino questo, L'imprevisto è sempre in agguato, l'imprevisto. Il bello della diretta, come è il bello della diretta, come le bombe d'acqua. Eh,
perché non abbiamo la pubblicità da mandare. Allora, questo è l'evento che si è verificato il 21 ottobre scorso. Guardate un po'. Il giorno dopo parliamo di alberi sul territorio caduti un po' a casaccio. Quello è il garage di un palazzo dove abbiamo impiegato circa 9 ore per tirare fuori l'acqua con una pompa idraulica che tira fuori 1600 litri di acqua al minuto. In pratica sembrava che stessimo travasando il lago di Bracciano. E su questo intervengo perché c'è stata una trasmissione su One TV di Leo Marrani, che non vedo che sta di fuori, vero? Ah no, è qui, scusate. E quindi ci ha dedicato una trasmissione intera su questo fatto e sulla grandinata famosa che c'è stata lì a Partito degli Altri. Quindi ringraziamo di nuovo Leo per quanto fa. Grazie Leo. Sempre per darvi l'idea di un fenomeno locale, allora, a 4 km da qui non c'è stato assolutamente nulla, ma parliamo proprio di nulla, perché parliamo di 5 mm, quindi nulla. Più o meno nulla. Di qua, quel tizio lì, o quella tizia, hanno rischiato seriamente. E adesso vi parlo di quella cosa che mi sta molto a cuore. L'osservatore meteorologico nel mondo. Negli Stati Uniti, come vedete dalla scritta alle mie spalle, nel 1960 il Servizio Meteorologico Nazionale si rese conto che tutti gli strumenti che avevano a disposizione non bastavano, semplicemente perché erano, come dice la parola stessa, strumenti. E non parliamo del 1960, lì se ne sono accorti. Oggi ancora hanno questo programma attivo. Che cos'è il programma Skywarn negli Stati Uniti? Persone che vengono prima di tutto sensibilizzate al tema meteorologico. Ma oltre ad essere sensibilizzate al tema meteorologico, fanno anche un servizio per la comunità volontario. Cosa fanno? Negli Stati Uniti ci sono tantissimi uffici meteorologici sparsi nel territorio, dove ci sono dei meteorologi. Questi signori qui, radioamatori, forze di polizia, ma anche semplici cittadini, mandano un messaggio o fanno una chiamata al responsabile dell'ufficio meteorologico di zona e gli dicono: ehi, attenzione, qui c'è un tornado che si sta verificando, oppure: ehi, attenzione, le condizioni attualmente sono queste. Che succede? Che magari, ad esempio, un tornado dai radar non si può vedere, si vede solo da sotto. Da sopra si può vedere se c'è una cella importante che sta facendo qualche danno, sicuramente, ma da sotto l'osservatore è l'unico che può dirvi che ha toccato terra e sta portando via le case. Andiamo avanti. L'osservatore meteorologico raccoglie informazioni in tempo reale da tutte le fonti affidabili possibili. Come abbiamo visto prima, oltre alle fonti ufficiali, cioè l'allerta meteo, che è la fonte primaria, e il servizio meteorologico dell'aeronautica, dove possiamo vedere le previsioni, eccetera eccetera, abbiamo anche altre fonti. Ce l'hanno mostrato questi splendidi esempi di cittadinanza attiva, le associazioni, perché loro compiono un lavoro straordinario, che è quello di guardare costantemente cosa succede nel meteo. Quindi l'osservatore meteorologico raccoglie queste informazioni. In questo caso l'osservatore meteorologico che stiamo portando avanti qui in forma, diciamo così, tecnica, ma non certificato, perché gli unici osservatori meteorologici certificati in Italia sono, come ripeto, quelli della Aeronautica Militare e quelli dell'ENAV. Qui stiamo facendo un piccolo esperimento. Quindi fornisce informazioni al gruppo emergenza in tempo reale. Noi abbiamo un piccolo gruppo di emergenza qui, o meglio, non un piccolo gruppo, un gruppo emergenza. Cosa succede? Che c'è una persona che si occupa di
dare indicazioni a questo gruppo emergenza su quello che sta accadendo al momento, perché, come ripetiamo, il fenomeno potrebbe essere locale e spalmato sulle 18-24 ore. Abbiamo sì chi ci dice andate a fare l'intervento lì, e questo è un fiore all'occhiello dell'Italia, però abbiamo anche la possibilità di vedere, prima ancora che ci dicano andate lì, dove si sta verificando un evento attraverso l'uso degli strumenti che loro hanno open source, cioè su tutto il territorio e di libero accesso, e possiamo anche osservare l'evoluzione dei fenomeni durante gli interventi operativi. Che cosa significa questa frase? Che, come dicevo prima, durante l'intervento operativo, ve la ricordate la foto dove qualcuno stava con la pompa in mezzo? Immaginate se in quel momento un fenomeno locale rientrante nel campo dell'allerta delle 24 ore si fosse manifestato. Chi lo dice? Chi avverte l'operatore? L'osservatore. L'osservatore che in quel caso dice tecnicamente alla squadra: occhio ragazzi, perché sopra di voi c'è X che vi sta raggiungendo. Quindi aiuta all'autotutela anche di chi va a operare materialmente. Questa è una piccola fase osservativa del nostro piccolo esperimento e riguarda proprio il 21 di ottobre. Piano Romano, il fronte avanza, grandinata, parte il primo warning al gruppo emergenza, cioè parte il primo messaggio al mio presidente che gli dice: sta arrivando questa perturbazione, è una grandinata molto forte, sono in anticipo di 7 minuti rispetto al fenomeno e ti aggiorno in tempo reale. Sono invertite, paradossalmente. La terza immagine è una fulminazione sul parco della Marcigliana. Mentre continuavo a notiziare il nostro presidente dell'avanzare di questo fenomeno. La terza immagine è direttamente dal mio tetto, che poi ho dovuto anche stappare perché non si riusciva più a mandare via la grandine, ovviamente, perché ce n'era una quantità improponibile. E adesso parliamo dell'ultimo concetto, così poi possiamo far fare un saluto al rappresentante di Unimet. Le liste broadcast. L'esperimento fatto da Rete Metamatori ci ha molto interessato perché noi possiamo fare una cosa con una valenza leggermente più sofisticata, cioè possiamo creare un numero dove i cittadini possono, su base volontaria, chiedere di iscriversi e dove noi possiamo mandare le allerte meteo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che intanto possiamo sensibilizzare colui che ci chiede, quello è già sensibilizzato, ma colui che ci chiede questa cosa riceverà un'allerta. Probabilmente questa persona, ricevuta l'allerta, dirà anche alle persone che gli sono care che c'è un'allerta meteo in giro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quella persona e la sua famiglia probabilmente si autotuteleranno e saranno molto più preparate rispetto a chi non sa che l'allerta c'è. Questo è il senso della lista broadcast. Le nostre saranno chiuse, cioè non riceveremo informazioni ma daremo soltanto le allerte meteorologiche. Rilanceremo le allerte meteorologiche, perché ricordiamoci sempre che l'unico titolato ad emettere allerte meteorologiche in Italia è sempre il Dipartimento di Protezione Civile. Rinnovo il ringraziamento alle tante persone che sono qui, vi saluto. Massimo. Passo la parola un attimo a Ettore che presenterà. Grazie Ettore.
adesso se riusciamo a preparare, dov'è Patrizia per favore? Eccola là, dobbiamo preparare l'allestimento per i ringraziamenti. È già pronto? Ah, bene, bene. Allora mi trasferisco da quest'altra parte. Ah, scusa, sì, sì, c'è Ferrario, giusto? Sì, Ferrario. Ferrario che voleva ringraziare di Unimet. Aspetta che ti alzo un pochino il volume. No, no, sarò velocissimo perché dopo aver... Gabriele ha attivato i succhi gastrici circa un'ora fa, quindi sarò il relatore più odiato in assoluto. Flash, vi dico solo tre cose. Cosa ci portiamo a casa questa sera da questa giornata qua? Due cose dobbiamo ricordare di questa giornata. Uno, apriamo gli occhi su una zona dove non si sapeva niente, e questa è una cosa fondamentale perché c'era il buio in questa zona, adesso abbiamo la luce, possiamo vedere. Seconda cosa che ci portiamo a casa oggi, iniziamo a misurare, a dare una misura. Ha fatto vento, quanto vento ha fatto pioggia, quando ha fatto pioggia. Okay. Terza e ultima cosa invece, non è per voi, ma è per il settimo gruppo, l'installazione di una stazione meteo è sempre una cosa molto bella, però attenzione che è croce e delizia. Iniziamo dalla delizia perché ogni volta che avrete un record avrete, abbiamo passato questa temperatura, è piovuto più dell'altra volta e qua è a darsi i messaggini eccetera, però attenzione alla croce perché la stazione meteo necessita di manutenzione e validazione del dato, cioè perché non so, devi sapere se il dato è valido oppure no. E attenzione, le energie che mettete in una installazione è 1, la manutenzione e la valutazione sono 10, ok? Le energie che servono. Quindi in bocca al lupo, perché non è facile, ci vediamo fra 30 anni con un po' di climatologia. Ringraziamo il confederato di Unimet. Adesso facciamo tutto, allora mi trasferisco da questa parte, così iniziamo i ringraziamenti per tutte le persone che sono venute. Ringraziamo i cittadini. Ringraziamo i cittadini per l'intervento che è stato fatto per la nostra stazione meteo, per la situazione. Accurato, veramente bello. Bravo Franco. Iniziamo con i ringraziamenti che vorrei qui vicino a me, gentilmente il presidente del municipio Giovanni Boccuzzi. Giovanni, vorrei che si avvicinasse il presidente. Ecco, ecco come sta arrivando. Facciamo al corridoio. Eccoci qua. Ecco qua. Allora, abbiamo per il municipio, abbiamo Umberto Placci, anche l'assessore, dov'è? Vieni giù per favore. Grazie. Allora Umberto Placci è presidente della commissione del quinto municipio, c'è qua, specifichiamo, certo. Salve, salve, salve a tutti. Abbiamo anche il presidente della commissione dei lavori pubblici, prego, vieni. Allora abbiamo un pensierino per... Allora, se mi date la mano per tutte, grazie. Allora, questo è per il presidente, che è un ringraziamento per l'intervento. Grazie. Questo è per Umberto Placci, e poi abbiamo... Ecco qua. Allora, consegniamo la targa ricordo al presidente per la nostra inaugurazione della stazione, a nome di tutte le associazioni meteo e chiaramente del settimo gruppo. Sì. Allora, grazie innanzitutto Ettore. Io volevo dire solo questo, che a parte i ringraziamenti che sono assolutamente dovuti, noi stiamo facendo una cosa importante, speriamo di portarla avanti al più presto, ed è un'intesa che troviamo con tutte le associazioni di volontariato, di protezione civile del nostro territorio. Non sono tantissime, sono 3, e in più con la Croce Rossa stiamo cercando, unitamente alla protezione civile e al Comune di Roma, di trovare un'intesa al più presto, di mettere insieme queste associazioni per poter intervenire nei casi di criticità che possono avvenire nel nostro territorio. Dovremmo trovare un sito, quindi stiamo già cercando di vedere in
che modo poter interagire sempre col Comune di Roma e con queste associazioni, trovare un sito in modo tale che un sito anche aperto di stoccaggio o di materiale che ci serve per intervenire immediatamente quando abbiamo delle criticità sul nostro territorio. Ci stiamo provando, abbiamo già fatto delle riunioni in tal senso, abbiamo coinvolto la sala operativa del Comune di Roma. Speriamo al più presto, vi ripeto, speriamo al più presto di poterne venirne a capo e trovare il sistema per essere tempestivi nel nostro territorio. Grazie. Allora ringraziamo il nostro presidente Giovanni Corcussi del quinto municipio, il consigliere Cristian Bellusso e Umberto Vacci. E adesso. Bellissima, bellissima. Grazie. Grazie a voi. Grazie e complimenti. Bellissimo. E complimenti per questa attività. Come ho già detto prima, è importante che questo territorio abbia un'attività del genere che viene portata avanti da voi. Importantissima. Grazie ancora. Grazie a voi. Sì, aspetta un attimo, Umberto Placci. Allora, io volevo. Avvicinato. Sì, ok. Allora, io volevo ringraziare il settimo gruppo con Ettore Morriconi perché io. Scusa, perdona. Sì. Ricominci, ragazzi, aspetta. Ok. Mi hai fatto all'improvviso, vai, vai. Allora, volevo ringraziare il settimo gruppo ed Ettore Morriconi perché io dal 2007 che ho cominciato a partecipare come volontario a questa associazione. E questa associazione è cresciuta talmente tanto tra le eventi, professionalità, quello che sia, ma è cresciuta perché poi oggi abbiamo un qualcosa di nuovo che nelle altre associazioni di protezione civile, io parlo anche a livello comunale, non abbiamo. Quindi a maggior ragione io vorrei fare un applauso ad Ettore perché si è dedicato sia sul territorio del quinto municipio che anche su quello del comune e quindi io ti ringrazio veramente per quello che stai facendo con questa associazione che sta crescendo sempre di più. Grazie veramente. Massimo Morricone, sì, allora io ricevo. Scavalchiamo un attimino perché c'è il colonnello Massimo Morricone che è andato via, quindi io vorrei cortesemente che vicino a noi il colonnello Massimo Morino, Giancarlo Bonelli, dove è Giancarlo? Eccolo qua. Lascio il posto. Allora, consegniamo anche al colonnello Massimo Morino il nostro attestato, anche al colonnello Giancarlo Bonelli, e come ricordo diamo una larga, aspetta che la giriamo, eccola qua, perfetto. Abbiamo ringraziato in questo modo la partecipazione e anche così ci siamo un po' dilungati, però è stato molto interessante. Grazie a voi. Prego. Vorrei mandarvi un po' di meteorologia, ma penso che... Grazie a tutti. Grazie. E continuate ragazzi su questa strada perché sicuramente ci bagneremo. Cose grandi. Noi ci bagneremo. Dai, è solo un grazie rapidissimo a tutti. Buona serata. Grazie a voi per essere intervenuti. Grazie, allora. Grazie. A noi non ci siamo. Grazie. Un attimino, la buona. Eccoci. Grazie. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera, grazie. Ciao Massimo. Adesso vorrei qui per il Comune di Roma il consigliere del Comune di Roma, Francesco Figliomeni, eccolo. Grazie Francesco. Nonché vicepresidente della sala consigliare del Campidoglio. Grazie. Grazie per le foto. Allora, anche dentro Francesco Figliomeni abbiamo il nostro attestato di ringraziamento e la targa. Allora, abbiamo come per il ringraziamento
la targa arrivava. Allora, ringraziamo il consigliere Francesco Figliomeni per l'intervento e consegniamo questa targa come ricordo. Perfetto, soltanto perché io conosco Ettore ormai da circa 20 anni, da prima che fosse un pilastro della protezione civile, quindi tra l'altro mi ha omaggiato della tessera ormai più di circa una decina d'anni fa, e quindi volevo ringraziare tutti voi del settimo gruppo e tutte le associazioni intervenute. Naturalmente io penso che noi come istituzione, più che le chiacchiere, dovremmo fare qualcosa con i fatti, e quindi con i fatti, perché per mantenere queste situazioni ci vogliono le risorse, perché se non ci fosse il terzo settore, quindi il volontariato, io penso che l'Italia chiuderebbe. Quindi grazie a tutti voi per quello che fate tutti i giorni. Grazie Francesco, grazie, ringraziamo il consigliere. È la volta di l'Università Popolare Michele Testa con il professor Nicola Marcucci. Eccolo qui, abbiamo il nostro professor Nicola Marcucci, al quale consegniamo anche a lui l'attestato. Aspetta, prima che c'è una sorpresa. Allora no, scusate, intanto ringrazio tutti per le magnifiche e ottime lezioni che abbiamo ricevuto, ringrazio per l'invito, ma anche perché avete avuto il merito di aiutarci a raccogliere più di 14.000 firme per la cervelletta luogo del cuore. È vero, facciamo un applauso per questo, allora, per il FAI. Intanto ringrazio di questo e anche per i meriti, come dire, scientifici e logistici, io consegno una laurea honoris causa dell'Università Popolare di Michele Testa al referente e al capogruppo del Ettore, che ormai siamo amici, Ettore e lui. Grazie. Anche il nome del coordinamento, quindi per la cervelletta. Gli altri riconoscimenti li avranno tutti i volontari che hanno partecipato a questo progetto martedì al Casale Michele Testa, dove rifaremo il cinema della cervelletta a Tor Sapienza. Ci saranno anche gli amici del Cinema America e quindi proietteremo un film girato a Tor Sapienza che si chiama Cuori Puri. Speriamo di poter poi una volta anche come dire, proiettare qualche vostro filmato. Grazie. Va benissimo. Sto diventando un pochino russo, però, perché una cosa del genere non me se l'aspettavo. Una laurea, un honoris causa è una per cosa carità, molto grande. Ve lo siete meritate per quello che state facendo e per quello che per l'inaugurazione di oggi, perché questa è una bella giornata e Tor Sapienza si arricchisce di una perla. Perfetto, grazie mille. Ringraziamo il professor Marcucci, ecco qua, grazie. E anche a lui consegniamo. Troppo gentile. No, gentile lei. Grazie mille. È venditore dell'Università Popolare di Michele Testa. Grazie mille, grazie mille. Professore, abbiamo fatto la foto? Sì. Aspetti che si è spostata la targa, lo mettiamo bene. Grazie, grazie mille. Un po' più bassa, professore. No, se no copriva il video. Scusa, a questo punto ci metto pure questa. Dottore, gentilmente. Grazie a voi, grazie mille. Allora andiamo per ordine. Quindi adesso è la volta del COC, della Protezione Civile, sì, infatti questo. Allora, abbiamo come rappresentante. Aspetta, rifà. Vai. Aspetta, me lo chiamo, no? È questa fotografia. È una cosa più complicata. Va bene, allora è la volta di ringraziare la nostra Protezione Civile, che è il nostro cuore, la sala operativa del Comune di Roma, che abbiamo qui come rappresentanza Mauro Santopadre. Mauro, sì, grazie Mauro. Allora, anche a Mauro Santopadre consegniamo il diplomino di ringraziamento
e la targa, ricordo, ci deve essere anche Claudio Zattia, se non sbaglio. Sì, gliela prende lui. Sì, gliela prende lui, poi la metto qui da parte, poi lo facciamo. Allora, loro sono il nostro cuore, perché ecco, tutte le informazioni arrivano da loro, oltre che da noi sul posto, chiaramente, come ha spiegato Franco prima, però la nostra sala operativa è sempre la sala operativa, in collegamento costante con la Regione Lazio e con il Dipartimento Nazionale, quindi noi operiamo ecco, tramite loro, perché sono loro che ci mandano sul posto. Io ringrazio ancora Mauro per l'intervento. Se posso dire una cosa, ecco. Come no, subito. E loro sono la nostra parte preziosa, le organizzazioni di volontariato tutte quante, l'organizzazione Settimo Gruppo, insomma, in particolare con le sue idee, la sua tecnologia e l'impegno come tutti i volontari, insomma, quindi siamo noi che ringraziamo infinitamente e comunque sempre le organizzazioni di volontariato. Grazie. Ringraziamo Mauro Santomani per la produzione. Un attimino che facciamo. Lui ha 12 telefoni, quindi io sono 12 conduttori. Ok, questa così, mentre vi date la mano. La mano. Ecco, a posto. Grazie ancora a Mauro Santomare per essere civile comune di Roma. Grazie. È la volta della One TV. Ecco, adesso è mochitata. Non è problema. Allora abbiamo il nostro Leo Marrani della One TV, anzi canale 86. Allora faremo un grandire poi questo qui e poi così giù tutte. Ok, va bene, poi facciamo girare questo qui, con le voci di Roma, la trasmissione, sì, infatti. Consegniamo anche a lui l'attestato di ricordo per la partecipazione alla nostra inaugurazione della stazione meteo e chiaramente consegniamo anche la targa. Fermi, quindi fermi, ridete. Alza la targa. Belli lui. Sì. Posso? Vai. Sì, sì. Il post produzione. Senti Franco, la parola sola. Ecco qui. Grazie Ettore, ormai non dire ripetere quello che hanno già detto le persone che mi hanno preceduto. Siete tutti grandi, bravissimi, eccezionali. Io ho sfruttato più di una volta, senza pregare, Ettore per alcuni interventi in altri territori, soprattutto nel Sentino. Sempre disponibile, i ragazzi eccezionali, noi esistiamo, per cui siamo contenti di questo. Volevo comunicarvi che queste immagini andranno in onda una parte lunedì prossimo, vedrete su One TV, e subito a gennaio, appena riprendiamo la nuova programmazione, una puntata dedicata alla protezione civile, di cui già avevamo fatto già un programma. Grazie, grazie ancora Ettore. Ma grazie, grazie a te. Allora ringraziamo ancora Leo Marrani da parte di One TV. Adesso abbiamo Andrea Paoloni di Radio Roma Capitale. Benvenuto Franco, Andrea. No, non è arrivato. Non è arrivato. Allora andiamo avanti. Va bene, abitare a Vincenzo. Sì, Vincenzo. Vincenzo Luciani, dov'è? Eccolo Vincenzo. Eccolo qua, Vincenzo Luciani, abitare a. Ok. Eccolo qui. Buonasera Vincenzo, grazie di essere venuto. Anche a lei. Anche a lei il ringraziamento ufficiale. Secondo? Facciamo la foto così e poi facciamo quell'altra con la targa. Posso? Ecco qui la targa, ricordo. Possediamo anche la targa di Vincenzo Luciani, di abitare A, che ci informano sempre con te. Perfetto. Sì, sì, Alessandro. Sì. Alessandro Moriconi pure. Grande giornalista, prego, si accomodi. Dov'è Alessandro? Ma secondo io Alessandro. Ok, abbiamo preparato anche per Alessandro un ringraziamento. Grazie, grazie. Io è dall'89 che sono trentennale, ho detto per fare delle osservazioni giuste e mirate. Ma certo. Dall'89 che collaboro nella copertina. No, che te la faccio le spalle, la cosa. Ok. Diego trentennale. Grazie ancora Alessandro Moriconi. Grazie, grazie. Bene. Adesso abbiamo un ringraziamento per la Unimet, Massimo Ferrario. Dov'è? Massimo Ferrario, con l'ultimo intervento che è stato fatto. Abbiamo un ringraziamento anche per lei. Grazie. Eccoci qui.
un attimo. E da parte di Unimed mi fa solito che dobbiamo fare 5 foto cambiando 12 cellulari. Tranquilla. Intanto approfitto per dire che Unimed è una prego. Prego. Ringrazio, sono il segretario di Unimet e rappresento 12 associazioni meteorologiche che parlano tra di loro, è una cosa molto importante contro la frammentazione della meteorologia, tra cui anche Meteorazia che è presente qua, e abbiamo 29 supporter che ci sostengono, che sono organizzazioni che si occupano di meteorologia che supportano questa iniziativa. Sono oltre 900 persone, mille appassionati. Grazie ancora Massimo Ferrari da parte di Unimet. Adesso abbiamo Marina Baldi della CNR e l'associazione Bernacca, dov'è? Marina Baldi. Sì. Ma aspettavo. Allora, Marina Baldi ce l'abbiamo e abbiamo, consegniamo anche alla Marina Baldi il ringraziamento per la partecipazione. Posto? Grazie mille. Grazie a voi. È stata veramente una serata bellissima, un pomeriggio bellissimo dove abbiamo visto tantissime cose e tantissima sinergia, e questo è quello che mi piace. Sappiate che al CNR avete sempre le porte aperte per qualunque studio di meteorologia o climatologia vogliate fare. Capito, Andrea? Grazie a voi. Oh, adesso è la volta della Bernacca Onlus, quindi invitiamo la dottoressa Franca Mangianti, Paolo Bernacca, Paolo Bernacca e Massimo Ciccasso, che è qui che l'ho torturato, Massimo Ciccasso, per l'installazione di questa stazione meteo, non potete capire. Bravo! Però vi racconterà un applauso particolare perché... Bravo! Allora, consegniamo gli attestati, dunque, uno è per la dottoressa Mangianti, uno è per il Paolo Bernacca, ecco qua, un altro per Massimo, scritto Massimo, e alla Presidente consegniamo la targa. E noi consegniamo invece il cappello e la presentazione. Grazie veramente, il cappello e la presentazione dell'associazione. Con il logo. Ole. Posso? La maglietta davanti, state fuori. Aspetta. Ah, eccola qua, guarda. La posso appoggiare così. Bene. Va bene così, Leo. Un attimo. Ok. Ok, Leo ci ha liberati. Bene. Grazie a voi. Come non c'è? Porta il logo WhatsApp. Allora, grazie l'hanno detto tutti. Io invece dico auguri a tutti questi ragazzi che con entusiasmo amano la meteorologia e lavorano nel volontariato. Auguri e in bocca al lupo. Se stanno lavorando con te, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Bene, è la volta di Meteo Lazio, quindi inviterei qui vicino a me Gabriele Serafini, Luca Lucentini, altri due che abbiamo massacrato sempre per la stazione Meteo. L'ottima riuscita. Poi abbiamo Andrea Cecilia, Gianmarco Scorza e Giorgio Rotunno. Eccoli qua. Oh, ce l'abbiamo tutti. Bene. Allora, abbiamo dunque Gabriele. Poi Luca, dove è Luca? Giorgio, Giorgio. Brando. Gianmarco, eccomi qui. E Andrea, ecco qua. Troppi. Allora consegniamo la targa al presidente, giusto? Gabriele Serafini di Medio Lazio. Grazie. Marco. Penso di sì, non lo so, ce l'hai tu a fare il grandaglio? Fatto il grandaglio, hai fatto ha preso di tutto, perché sono tanti, per lui c'ha il grandangolo. Va bene. Certo, se tu ti spostavi veniva un po' più stretto. Va bene, me posso pure stringere se vuoi. Ecco. Vai, vai. Vai così, andiamo. Ci siamo? Ok, posso per me. Posso. 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 Ringraziamo Meteo Lazio, grazie ancora a voi. Allora abbiamo Rete Meteo Amatori con Andrea Partini, grazie, sì. Grande Andrea, abbiamo